Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao a tutti. Anche oggi siamo al caldo e incombe su di noi, sullo schermo della vlogcam, la batteria che lampeggia. Potrebbe spegnersi da un momento all'altro, ma secondo me ce la faremo prima della fine. Giacomo, guarda, è molle. Grande situazione. Giacomo? Ah, Aldo Giovanni Giacomo. Occhio a far vibrare il tavolo perché cade tutto. Potrebbe cadere. Comunque siamo qui in ufficio perché sta nevicando. Anche a Milano è arrivata la neve. Non lo sapranno perché nessuno ne sta parlando su internet, no, della neve, no. Non è una cosa. Ci sono... Però abbiamo già parlato di questa cosa l'altra volta. No, tra l'altro abbiamo parlato del meteo, questa volta. Beh, probabilmente la neve. Una cosa piccola sul fatto che quando nevica tutti fanno le storie della neve, ma è una cosa naturale, viene anche a me da farle, cioè se no. Sono improverabili, ragazzi. Tra l'altro, se fate una storia al contrario, vedete la neve salire in alto, sembra Dragon Ball e Goku quando gli abitanti del pianeta Terra gli danno l'energia per fare l'energia sferica. E non solo del pianeta Terra, ringraziamo anche tutti gli altri pianeti che comunque hanno aiutato. Assolutamente. Comunque, questo mercoledì è un video molto molto interessante perché, diciamo, sociologico. Si prende spunto da un'azione che tutti noi facciamo almeno di sto largo, una volta a settimana, proprio quelli antisocial. E no, non è l'azione che stavano pensando molti quando tu eri arrivato fino ad almeno, perché se dicevi almeno due volte al giorno era un'altra si tratta del selfie. Selfie tutti quanti lo facciamo, almeno anche mia nonna si è fatta un selfie in vita sua, cioè obbligata dai miei nipoti a farlo fare, e abbiamo creato 20 situazioni dove, diciamo, il selfie non era proprio necessario, diciamo, i selfie non fare inopportuni, non so, che se li fate la gente, diciamo, con gli sconosciuti, perché magari se li fate con gli amici, vabbè, sì, perfetto. Guardiamo un'anteprima. Il sandwich. Sandwich! Ciao. Che profumino, che vieni qua, stai fermo. Quindi tornate il mercoledì alle 14 per vedere questi 20 selfie inaspettati. A me ricorda un po' le 50 cose da non fare, se vuoi. Anche le 20 cose al supermercato. A me ricorda un po' che tutte queste cose che ci siamo dette le abbiamo già dette, poi si è spenta la vlogcam come ho visto e ora stiamo registrando con il telefono, i nostri potenti mezzi. Dirò una cosa, non so se ti sorprenderà, ma chiederò ai nostri utenti di commentare per fare un po' di interazione, scrivendo magari una situazione in cui loro si stavano facendo un selfie e hanno catturato o creato una situazione imbarazzante. Déjà vu quasi. Come se da poco... Quindi adesso ti racconto una cosa, mi è capitato di vedere su Instagram il mio caro amico fashion blogger come me, Luca Vezzil, tra l'altro è il fidanzato di Valentina Ferrani, la sorella di Chiara che salutiamo. Diciamo la verità che prima non ti ricordavi che come si chiamasse, l'hai chiamata semplicemente la sorella di Chiara Ferrani. Vabbè, però poi mi sono, diciamo, adeguato. Diamo un bacio a tutta la famiglia Ferrani e gli auguri più cari. Anche il cagnolino. Per Leo. Ma il cane, per esempio, di Luca si chiama Matilda. Vabbè, tutto questo cosa qua per dire che lui ha messo una storia in cui una persona che lo segue l'ha visto per strada e gli ha fatto una storia. Se non fosse che lui in quel momento è caduto rovinosamente al suolo nella neve, ma proprio una caduta di quelle devastanti. Però ho apprezzato il fatto che non ha finto un... Io quando cado per strada magari poi faccio... Cioè, quando inciamo magari faccio un... No, io per non far vedere perché... che... Ah, bestemmi per dire, sì, ok, sì. Per cercare di esorcizzare. Vabbè, insomma, scriveteci se vi è capitato qualcosa del genere. Ma io sono molto contento perché lo scorso prossimamente non vi ha spaventato. Quando avete visto 20 minuti e qualche secondo, l'avete guardato in tantissimi, avete commentato che bello, voglio più prossimamente così, dove si parla, si scherza dell'attualità e delle cose. Anch'io l'ho visto, mi sono domandato, perché in realtà le views ne ha fatte un po' meno del solito, questa cosa va detta, però i commenti sono stati molto più positivi. Mi sono chiesto, i commenti sono stati più positivi perché noi prossimamente abbiamo chiesto di scrivere voglio sempre prossimamente così, o perché effettivamente l'avete apprezzato? Perché me è sotto questo. Secondo me sono con un solo video non si può fare, diciamo, un studio, un'analisi approfondita. No, 20 minuti, però magari 10-15 possiamo. Parliamo un po'. Tanto noi siamo, per noi oggi è venerdì, quindi affronteremo questo weekend che voi avete già vissuto, perché siete nel futuro, perché siete lunedì e sapete già come è finito il derby di Milano. Questa cosa qui mi affascina. Ma la cosa che ancora più di derby, che giorno è? Il 4 o il 5? Domenica. Quindi domenica c'è sia il derby che le elezioni politiche. Ah, ti sei dimenticato una cosa molto importante. C'è un'altra cosa? Che forse è molto più importante di questi due eventi. Anzi, senza forse. Il compleanno di Chiara Ferrari. Ma va, Goku raggiunge la forma definitiva dell'ultra istinto, ragazzi. A me tutte ste porcate qua che hanno fatto adesso, ma non vedo l'ora. Dragon Ball Z, mi sembra... Non sono porcate, no, non ma puoi sì, capire. Sono porcate, ma perché che cos'è la forma ultra e basta? Super Saiyan di terzo livello finisce. Ma non, cioè, sai, non sai cosa c'è tutto dietro. Massimo no. Broly. No, lo so, mi spaventa, perché il nuovo mi spaventa. Ma è sbagliato, anzi, penso che avevo fatto una storia su Instagram chiedendo, ragazzi, ma mi conviene o non mi conviene iniziare a guardare Dragon Ball? Vivo di ricordi per sempre o affronto la realtà
e cerco di assorbirla. E tutti quanti mi hanno detto: Dragon Ball è sempre Dragon Ball, quindi va visto. Questa cosa che mi ha fatto, chiaro, non c'è paragone rispetto allo Io Z. Io sono convinto. Non c'è paragone rispetto allo Z, però è anche bello, può essere una bella storia, delle belle cose. Ma la mia paura non è tanto entro dei personaggi, la mia paura è che rimanere deluso e quindi rovinarmi anche il ricordo generale. Al massimo valorizzi. A parte che rimani deluso, per non deluso, però intendo dire anche perché un conto Dragon Ball è come lo abbiamo vissuto noi, adesso dai 13 ai 16 anni, voglio dire, era un appuntamento fisso, ma no, era la nostra vita, cioè, facevamo nient'altro, tornavamo a casa, facevamo quello che discutevamo con gli amici a scuola. Adesso ogni domenica, ogni domenica tu ti svegli e guardi Dragon Ball. Cioè, capito? In realtà è ancora per poco, perché adesso due puntate finisce. E finisce. Sì, sì, perché adesso fanno il film a fine anno, ragazzi. Non è una promo Dragon perché non mi pagano, magari. Troppo no. Magari. Io sono un affezionato, cioè anche per dire, ho letto solo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento. Ho paura che poi magari l'ultra istinto di no, l'ultra istinto è Gesù Cristo, cioè, è la versione più figa di no. È sì. No, è bello, però perché cercherò su lui. È bello perché entrano in ballo dei personaggi nuovi, cioè tipo il dio della distruzione. Beh, quello lo conosco. Io cioè, l'ho visto, in realtà ho mentito, le prime 10 puntate l'ho viste, l'ho anche abbastanza apprezzato. Poi però mi sono perso. A me l'unica cosa che non piace sono lo stile grafico che hanno adottato, cioè tipo io mi ricordo, riguardando il DVD che ho comprato di Dragon Ball con tutta la Dragon Ball Z, che quando Majin Buu fa esplodere la testa al mago BDB, come cazzo si chiamava? Babidi, che siete con l'esplosione della testa, cioè nel senso siete sangue. Invece in Dragon Ball Super Più safe. Ci sono delle leggi che mi sa che negli anni 90 non c'erano, perché se voi guardate che il guerriero Dragon Ball o qualsiasi cosa era veramente no, semplicemente è diventato un cartone un po' più per bambini, cioè quando Dragon Ball non nasce come cartone per bambini, no. Perché il guerriero come tutti gli anni in realtà sono cartoni per adulti. E poi l'hanno adesso, giustamente. Ma adesso, cioè, ci sono soltanto dei taglietti, non si vede neanche il sangue. Un po' mi dispiace perché era bello vederli soffrire. Comunque, oltre a Dragon Ball ci sono le lezioni e il derby. Hanno tante cose in comune, nel senso che hanno uno scontro. Però c'è una differenza fondamentale: che il derby si saprà chi avrà vinto il 5 marzo quando uscirà questo video. Le lezioni non si saprà comunque chi avrà vinto il 5 marzo quando uscirà questo video. Quindi questa cosa è molto interessante. Quindi io direi che qui sai cosa è interessante? Di fare un pronostico sul derby, però. Ah, pensavo anche sulle lezioni. Ma facciamolo su entrambi. Sai cosa secondo me cosa è successo adesso? Che non sta neanche registrando, stiamo parlando a vanvera. No, sta registrando. Vado a controllare per sicurezza. No, allora, secondo me, lo dico da interista. Sta registrando. E lo dico sulla base delle ultime 20 partite dell'Inter. Ah, 20 no, però da dicembre. L'Inter perderà questo derby, ma ne sono sicuro. E il Milan lo vincerà e sta giocando bene il Milan. Gattuso ha dato una svolta incredibile alla squadra, non me l'aspettavo. Cioè, non ho capito. Ho sentito solo, secondo me, chi che vince? Vince il Milan, perché Gattuso ha dato una svolta incredibile alla squadra. Cioè, io non me l'aspettavo, perché io come voi venivamo da questa esperienza degli ex giocatori del Milan che hanno preso la panchina della squadra. Inzaghi ha fatto schifo, Seedorf ha fatto schifo. Mi aspettavo che... 20 no, però da dicembre. L'Inter perderà questo derby, ma ne sono sicuro. E il Milan lo vincerà e sta giocando bene il Milan. Gattuso ha dato una svolta incredibile alla squadra, non me l'aspettavo. Cioè, non ho capito. Ho sentito solo, secondo me, chi che vince? Vince il Milan, perché Gattuso ha dato una svolta incredibile alla squadra. Cioè, io non me l'aspettavo, perché io come voi venivamo da questa esperienza degli ex giocatori del Milan che hanno preso la panchina della squadra. Inzaghi ha fatto schifo, Seedorf ha fatto schifo. Mi aspettavo che Gattuso facesse schifo, invece no. Perché Gattuso faceva schifo, cioè faceva schifo i piedi di Gattuso. No, era bravissimo Gattuso, un grande giocatore. Comunque io invece che me ne intendo di calcio, non mi faccio prendere più che altro da campanilismi, non sono interista, non sono milanista, dico 1-1 ragazzi. 1-1. Secondo me 1-1 secco, e anzi giocatevelo, non potete perché questo video esce lunedì, quindi non è, diciamo, è vero, si cazzo di pronostico, scusami. Vabbè, però l'abbiamo girato venerdì. Ah, il pronostico, e poi loro nei commenti ci scriveranno quanto abbiamo cannato. Però di anche tu allora un risultato secco. Vince il Milan quanto? Vince il Milan 1-0. 1-0. Secondo me 1-1, mi sento un 1-1, una partita equilibrata. Invece guarda, scriviamo le percentuali dei partiti, anzi delle coalizioni. Io le so tutte. Allora, se potrebbe essere... Allora, il... Secondo me... No... Poi prenderà un botto, Sì, ma non così prenderà tanto. Prenderà tantissimo. Secondo me non così tanto. Allora, stiamo più bassi. Non lo so. Allora, secondo me il PD prende il 27, tra il 27 e il 30. PD 27 e 30? No, scusa, ho sbagliato, tra il 25 e il 27. Esatto. Tra il 25 e il 27. Cioè, per PD intendo la coalizione, che comprende poi anche... Sinistra. No, vabbè, sinistra. Sì, vabbè, sì. Emma Bonino, PD, centro-sinistra.
Il centrodestra è sul 30%, secondo me. C'è anche l'intercettazione di Salvini che dice siamo al 30%, speriamo che il PD prenda almeno il 22% che ha fatto in fevereria tutti quanti. Ma scusate, ma è ovvio che lo dice così, perché vuole limitare diciamo i voti del Movimento 5 Stelle, che è uno degli avversari principali a questo punto, stando ai sondaggi che però non si potevano diffondere, però ovviamente loro se li fanno internamente perché loro possono. E a questo punto quindi il PDL, cioè PDL, la coalizione di centrodestra, che tra l'altro è una cosa interessante, la coalizione centrodestra è che ricorda molto il 94%. Nel senso, sì, queste tre forze, al posto di Fini c'è la Meloni, esatto, al posto di Bossi c'è Salvini, al posto di Berlusconi c'è Berlusconi, C17 però, esatto, quindi è una versione salva. E il Movimento 5 Stelle, tu dicevi il 40, secondo me... Secondo me prenderà un sacco di voti. Prenderà meno del 40 e quindi non avrà nessuno di questi, né delle due coalizioni né del Movimento 5 Stelle, la maggioranza in Parlamento da solo. Anzi, io dirò una cosa, secondo me in queste elezioni qua ci sarà una crescita di... i votanti, non c'erano tanti, cioè, no, ma perché secondo me stiamo facendo un sacco di promo, ma tantissima promo su internet, che è diventato un nuovo media che tipo le ultime elezioni non c'era. Sì, è vero. Secondo me spronerà un sacco e questa cosa qui porterà secondo me un sacco di voti al Movimento 5 Stelle, perché diciamo che chi non è, chi non sa cosa votare, tra virgolette, diciamo, è un po' stufo, eh? Voto dell'antipolitica, esatto, diciamo. È che non è una critica, però è vero, il Movimento 5 Stelle va a prendere il voto dell'antipolitica, però anche Salvini in realtà. Però è molto interessante a proposito del, diciamo, della campagna web, il fatto che nel nostro video di mercoledì scorso, che era un video diciamo di critica un po' a tutte le promesse che le varie fazioni politiche fanno in campagna elettorale, nei mid roll del video apparissero solo ed esclusivamente spot elettorali. Quindi era bello perché nel video c'eravamo noi, facciamo allora io prometto che non prenderò mai più Uber, pum, e c'era Berlusconi, faceva la disoccupazione giovanile diminuirà, prometto che... E poi ripartiva. Sembrava fatto apposta. Questa cosa a me ha fatto molto ridere, più del video stesso, che comunque vabbè. Però secondo me appunto nessuno prenderà la maggioranza. Ci siamo dimenticati poverini, ci siamo dimenticati Grasso, Liberi Uguali, che prenderà il suo sporco 5-6%, supera sì? La soglia di... Sì, sì, dici? Sì, 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 sì. Addirittura potrebbe... Allora, dipende dal PD. Cioè se il PD prende il 25 lui prenderà il 6-7, se il PD prende il 27 probabilmente lui perderà il 5-6. Cioè secondo me siamo... Magari se ne sono un sacco di fregnacce adesso, in questo momento ha vinto la Lega. No, ha vinto la Meloni con il 100% dei voti. Tocca espatriare però. La Lega. La Meloni non sta simpatica tanto. Ho letto un po' di commenti sotto i suoi post e... viene un po' criticata, eh. Ha un po' un atteggiamento come, da maestrina, come Salvini. No, sì, da maestrina, ma da webstar. Vabbè, blastare, sì, un atteggiamento anche come risponde, nel senso Mentana può blastare le persone che lo commentano, perché è Mentana, cioè voglio dire non ha una funzione pubblica, sì, non sì, pretende sì, di averlo, e comunque voglio dire ha un certo bagaglio culturale, poi è conosciuto da tutti i telegiornali, cioè Mentana è Mentana, cioè se tu lo vedi per strada lo conosce da mia nonna, un bambino di 2 anni, lei non può permettersi secondo me di provare a fare il blasting, perché poi, poi fa dei blasting abbastanza stupidi, perché tipo sì, non le... Guardando i commenti uno ha detto una roba e si è dimenticato di mettere un apostrofo, tipo che ne so, non mi ricordo che cosa, una si è dimenticato l'apostrofo e lei non è che ha risposto al commento, che aveva anche un senso, non me lo ricordo, e fa però non uccidiamo l'italiano, serve sì, l'apostrofo. Cara, sappiamo benissimo tutti che quando sei su col cellulare magari scrivi di pancia, l'apostrofo è una cosa che ti scappa. Era Marnazzi in tutti i sensi. Sì, ok, però non fai leva su quella cosa lì, però vabbè. Meloni. Comunque complimenti al tuo come si chiama? So, al tuo so, grafico, so, ha fatto un ottimo lavoro con Photoshop, perché non sei così, cioè nel senso non sembravi così. L'hanno fatto un mazzo così a sto poverino, dai, su questo alla fine tutte si ritoccano, chi se ne frega. Cioè fosse il problema il ritocco di Photoshop. No, però devo dire il cartellone manifesto politico non è, sì, non è una foto su Instagram, nel senso. C'era un po' l'effetto bellezza, diciamo, quello è un po' che, sì, che un po' tanto, un po' però niente, ha messo anche lì un po' era bello se faceva un cartellone con la faccina del cane a questo punto. Vabbè, quello sì, per arrivare sì. Vabbè, fateci sapere secondo voi quali sono le previsioni elettorali, cioè, in realtà le sapete sono... ma era per far commentare, capito? Cioè, perché lunedì saranno uscite, tutti fanno no, secondo me commentate scrivendo se avete visto la Maradona di Mentana, cioè è vero, chi non la guarda già la registrerò, guarda, perdibile, si prepara lì acqua frizzante, tanta voglia di vivere. Sì, Masia, allora, no, Masia, dove sei? Allora, Pagnoncelli, abbiamo i primi exit poll. Bellissimo. Pagnoncelli. No, Pagnoncelli non è da Mentana, è Masia da Mentana, credo. Però volevo fare.
Vabbè, ragazzi, molto bello. Sì. Salutiamo, ci vediamo mercoledì come sempre alle 14. Non seguiteci su Instagram perché non ha senso. Fatelo. Però noi mettiamo i pop-up per farvi sapere meglio quali profili non seguire. Esatto. Così voi non seguite questi profili qui. Ci vediamo mercoledì, perché ogni mercoledì alle 14 su The Show c'è una candy camera. Ciao, proprio lo studio, via! Così proprio. No, l'ultima cosa, un messaggio, una cosa filosofica. Se ci pensi, noi qui in questo momento siamo davanti ad un bivio molto importante. Cioè, i noi di lunedì, i noi che eventualmente guarderanno questo video, vivranno in un'Italia diversa da quella in cui viviamo noi. Beh, adesso, perché ancora... domenica si scrive la storia, ragazzi. Non è vero, perché no? Sto per distruggere tutto. No, si scrive la storia, sì, è ultra estinto definitivo, ragazzi. Infatti, ecco. Vediamo chi vincerà il torneo del potere, scrivetelo nei commenti. Ma Freezer, dove è finito?